Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, sono su una missione di rango 22 da 1 a 2 giocatori. La missione è di Martin e si chiama Risoluzione Extragiudiziale. Ho bloccato la visuale in prima persona, quindi registrerò in prima persona. E come arma ho selezionato la carabina speciale disponibile dal rango 1 se siamo iscritti nel Social Club. Miglior arma che potremmo avere a lunga a buona cadenza di fuoco sarebbe il mitra sbloccato nel rango 11. Ultima arma invece sbloccata nel rango 21, il fucile da cecchino. Tra due ranghi possiamo avere il fucile d'assalto che possiamo definire equiparabile al ballpup o simile alla carabina speciale. Tanto parlando della missione, lo spawn è scomodo, ma non è distante dalla macchina e a sua volta la macchina non è distante dall'avvocato. Lo scopo della missione è far fuori l'avvocato, che poi sarebbe il procuratore distrettuale, che ha delle prove sulla, diciamo così, sul traffico di soldi da parte di Martin. Quindi ha delle prove sul fatto che Martin è mafioso e noi lo dobbiamo andare a far fuori prima che depositi gli atti. È una missione che non rispecchia il rango, una missione semplice. Per come è programmata da rango 5, per come si può svolgere, stesso discorso, sempre da rango 5, e il perché è facilmente spiegabile. La missione è scriptata, nel senso che anche sul rettilineo, intanto ecco l'avvocato, lo riconosciamo perché spesso abbassano il tuo cerleato. E comunque vedete, anche sul rettilineo qui c'è il semaforo rosso, quindi era appena partito da un semaforo verde e se lo ritrovo rosso. Quindi noi con la massima calma ci mettiamo dietro, un colpo è fatto fuori, dopodiché ruberemo le prove, cioè questo è lo scopo della missione, eh? E andiamo a casa di Marte. Adesso avremo la polizia, per cui vado a impostare anche il GPS in modo da avere una fuga che mi possa avvicinare alla casa di Martin e non girovagare per la città. E dopo sarà terminata la missione. Ripeto, è una missione sciocca, sicuramente. Scusate, dovevo far fuori il parabrezza per vedere un pochino meglio. È una missione, dicevo, sciocca perché di rango 22 non ha assolutamente niente. C'è solo, tra l'altro, non posso definirlo nemico. C'è solo una persona da far fuori, non ci ha neanche fatto fuoco, per questo non lo definisco nemico. Abbiamo due livelli di sospetto, facilmente possiamo evadere facilmente, quindi ripeto, non è una missione, a mio avviso non è una missione da rango. Intanto davanti c'è la polizia, non è una missione da rango 22, non ho capito la polizia se deve girare. Infatti mi sta a beccare. Niente, retromarcia e giriamoci il prima possibile perché sennò mi beccano. Ok. Vabbè, però appena finito di fare retromarcia se ne sono andati. Comunque valuteremo poi in questo chilometro e 20 che mi manca, valuterò GRP il compenso, vedremo se anche la Rockstar la paragona. È una missione di rango 22 o la paragona a una missione rango 5. Ricordo che le missioni adesso incominciano a dare dai 12.000 in su, varia sempre in base al tempo, però ormai il compenso si è abbastanza allineato. Che casino sotto casa di Martin. Qua becco sempre la macchina che gira. Ok. Adesso allora valuteremo il più compenso. Ricordo la missione, risoluzione extragiudiziale. Devo fare un gioco a golf. Risoluzione extragiudiziale da 1 a 2 giocatori di rango 22. Sì, vabbè. Allora. $7.250 è bassissimo per
per il rango è pagata bene per quello che facciamo in realtà. Gli RP io mi sento di dire la stessa cosa. Per il rango bassi, per quello che facciamo, elevato. Io spero il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.